Agnese, allora adesso vediamo insieme l'intervista che il nostro direttore Antonio Preziosi ha realizzato con la ministra degli interni Luciana Lamorgese. I temi sono un po' quelli della fase 3, della ripresa di cui appunto stavamo parlando, ma anche dei decreti sicurezza e anche degli sbarchi che con il bel tempo sono ripresi di immigrati clandestini. Vediamo insieme l'intervista. Ministro Lamorgese, dopo l'emergenza Covid l'Italia prova a ripartire. Cosa ha raccomandato in particolare ai prefetti per sostenere la fase 3? Allora, innanzitutto mi consenta di dire che durante la fase del lockdown gli italiani sono stati bravissimi, quindi hanno rispettato le regole. Io certamente ho mandato delle direttive ai prefetti perché venissero osservate le regole stabilite a livello centrale e soprattutto di monitorare anche la situazione da un punto di vista di ordine e sicurezza pubblica. Ecco, un tema molto delicato è quello della movida dei luoghi di intrattenimento giovanile. È vero che è in arrivo una stretta ed in particolare cosa si sente di poter dire ai nostri ragazzi? I ragazzi comprendo che dopo 3 mesi di fermo abbiano l'esigenza di rincontrarsi e stare insieme, ma questa è una fase delicata perché stiamo sicuramente uscendo da un tunnel, ma proprio per questo dobbiamo essere ancora più accorti ai nostri comportamenti con grande senso di responsabilità. Quindi vorrei che i ragazzi raccogliessero questo messaggio anche in vista dell'apertura delle scuole, un messaggio che dovrà essere dato anche dai genitori, perché è ovvio che non tutto può fare le forze di polizia, perché i comportamenti sono soggettivi e quindi è importante che ognuno sia responsabile. E molti cittadini, Ministro, sono in difficoltà economica per la crisi causata dalla pandemia. Esiste a suo avviso un rischio di tensioni sociali? Guardi, il periodo certamente è difficile, la mia preoccupazione è in autunno, quando già oggi tante persone hanno perso il lavoro e c'è l'esigenza che le risorse arrivino con immediatezza alle persone, anche per far fronte a quelli che sono i bisogni quotidiani. Quindi l'accortezza è quella di, anche ora che con il governo sono state date e previste tante risorse, che le risorse cadano nelle mani giuste e che pur senza nulla cedere ai controlli antimafia che sono assolutamente fondamentali. Ecco, nelle mani giuste ha detto, come si può evitare che le risorse destinate a famiglie e imprese finiscano nelle mani della criminalità? Allora io ho dato una direttiva ai prefetti perché venga attuato un attento monitoraggio e soprattutto un ascolto di quelle che sono le dinamiche sul territorio. E su questo i prefetti stanno rispondendo bene con le forze di polizia, però ripeto, è necessario la celerità dei pagamenti e nello stesso tempo fare i necessari controlli antimafia, sia pure fatti successivamente. E d'altra parte abbiamo fatto anche dei protocolli con SACE, con l'Agenzia delle Entrate, per cui si sta lavorando proprio su questo fronte. Siamo ormai in estate, si prevede una ripresa degli sbarchi sulle nostre coste. Qual è la strategia del Viminale? Dunque, la strategia è chiara, nel senso che innanzitutto con l'Europa riattivare i nostri rapporti che durante questo periodo di emergenza sanitaria che ha coinvolto non solo l'Italia ma tutti i paesi, quindi riattivare i nostri incontri, cosa che stiamo facendo regolarmente. E noi vorremmo che si partisse da quello che è stato il protocollo di Malta, che ha dato degli ottimi risultati, e quindi da là non possiamo tornare indietro, ma dobbiamo invece sempre di più ampliare la platea dei paesi che vengono incontro alle esigenze dell'Italia, di Malta, di quei paesi che sono più, diciamo, a contatto, proprio perché siamo il primo paese di approdo della migrazione. Decreti sicurezza, dopo 2 incontri al Viminale ce ne sarà un terzo il 30 di giugno. Con quali prospettive di accordo nella maggioranza? Io penso che un accordo noi lo troveremo, perché è un tavolo di confronto
stiamo lavorando insieme, è per modificare delle norme in materia di immigrazione, toccando pochissimo l'aspetto della sicurezza, ma secondo me nel confronto che man mano sta venendo fuori in queste giornate, quindi come ricordava lei martedì c'è un ulteriore incontro, io credo che un punto di contatto nella discussione verrà fuori.